8 milioni di persone, tanti sono gli appassionati che si sono messi in contatto con gli organizzatori di Movement, il festival di musica elettronica che dal 2006 porta ogni anno a Torino migliaia di giovani dall'Italia e dall'estero. Per saperne di più sul K Future Festival, nuovo format di musica e intrattenimento artistico sponsorizzato K e creato dagli stessi autori di Movement, il 30 giugno e il 1 luglio 2012 al Parco Dora di Torino. Così il presidente di BasicNet, Marco Boglione, nella sala Lattes del Basic Village, alla presenza del sindaco di Torino, Piero Fassino, dell'assessore alla cultura della regione Piemonte, Michele Coppola, e di Maurizio Vitale, presidente di Movement, ha introdotto alla stampa la prima edizione del K Future Festival, Torino Summer Music, primo festival 100% diurno e open air per giovani e famiglie nel più futuristico parco pubblico d'Italia. Movement, ha detto, influenza già l'economia cittadina grazie all'intraprendenza e al coraggio di giovani imprenditori come Maurizio Vitale e a un'amministrazione che ha una marcia in più, l'attenzione alle attività imprenditoriali del territorio. Torino, è intervenuto il sindaco, ospita eventi sempre più nazionali e internazionali. Da ex città manifatturiera si è reinventata un'identità, anche attraverso la creatività giovanile che attrae capitale, lavoro e investimenti. Fondamentali le sinergie tra pubblico e privato, che sono oggi la nostra vera carta vincente, ha spiegato Coppola, ricordando, al tempo in cui era ancora consigliere comunale, il primo incontro con un giovane Vitale armato di entusiasmo e di un business plan divenuto presto impresa. Adesso l'impresa raddoppia. In un momento di generale difficoltà, ha detto Maurizio Vitale, Movement ha deciso di affiancare al consueto appuntamento invernale un appuntamento estivo tutto nuovo, che dà lavoro a centinaia di persone, un intrattenimento intelligente a impatto zero sui conti di città e regione e che ci auguriamo diventi in poco tempo internazionale come il suo fratello maggiore, grazie a tecnologie al top, quali l'impianto audio e alla scelta di artisti leader a livello mondiale, alcuni dei quali non si sono mai esibiti a Torino. Altri mai nemmeno in Italia.